Ciao Matteo. A spammare su For Honor Italia 2.0, vediamo come va. Ah, aiuto! Mi infameranno a bestia sicuramente. Ops. No, non c'è più l'evento infuocato, mannaggia. Si dice Matteo, come va? Ah, dice il post è in attesa di approvazione da parte di un amministratore, quindi la vedo dura. Ah, pizza. Che ti sei mangiato? Pronto, pronto. Ho ricevuto una chiamata. Forse un po' troppo a uno. Dove sta andando? Ehi, vabbè, va. Cioè, l'avevo ammazzata quello. È arrivato l'amico. Di merda. Yeah.
Sì, pure io comunque non sono stato molto bene, anzi non sto molto bene ultimamente. Crampi, robe, non dormo un cazzo, poi mi sveglio nervone, pratico, però. Poi mi incazzo durante il giorno, durante la notte. Oh, è calmo tutti quanti. E perde. Perde vergognosamente. Ormai non sono più il For Honor di una volta. Io tra l'altro sono quelli blu e stiamo perdendo come le merde. È stata quella telefonata all'inizio, un po' scombinato, però ci riprendiamoci adesso. Beh, siamo in 50 qua però. Dove vado? Andiamo qua così. Ma porco il demonio, sti cazzo di gladiatori di merda. Recupera. Disdetta. Allora, vediamo un po'. Sometimes the bomb might explode without any warning. Ma che sta roba? Che è sta roba? Mannaggia Incredibilis. E di più.
Comunque stiamo vincendo, nonostante tutte le previsioni. E che palle. E vince! Dove devo andare? Sono i rilassanti delle balene. Un po' chi c'è in chat. Pizza, tutta sta gente c'è in chat. Ciao chat. Devi sentire, sei allo. La carica. Contro l'antica Roma.
Lui sarà il mio amico per questa partita. Lo seguirò come. Come se fossi la sua ombra là e lui la mia. Dov'è il mio amico? Amico, aspettami. Non andare senza di me. Madonna, gli ho fatto la finta. Mi farà nel culo. Prevedibile. E vabbè, va. Di più. Ma stiamo perdendo a schifo, però. Giuro un'azione decisiva, una decisive action. Dove stanno i miei amici? Un po' di difficoltà l'amico nostro. E vabbò, va. Super ritirata strategica. Devo provare a fare più finte. Cos'è? Mannaggia il buzzone. Mannaggia all'antica Roma. Oh, pigliate questo riso. Mannaggia l'antica Roma.
Città del Gate. Abbiamo avuto tutti la stessa idea. Stronzo, perché scappi? Soprattutto dove vado? Che cazzo se ne va? E che merda! E che cazzo! Meno male che questo non conosce l'arte dello Ed è morto di sto cazzo di vichingo e viene sempre a rompere i coglioni. Questo ce la rimettiamo. Arrivo, amici. Wow. E c'è. Yeah. Dredge che arriva con 2 e 3. Perché? Stronzo, ha rubato. Ops. Sta qua. Ma porco il... Chi è morto? È sempre quel cazzo di King. Stiamo vincendo, stiamo perdendo, stiamo vincendo. Arrivo, amici. Tutto da quel cazzo di vichingo. Vichingo di merda. Dove sta? Dove sta? Mi permetti con la Valchiria? Tutte queste confidenze. Ma cazzo è? Mi sono sacrificato per il bene comune.
quello. A porca! C'è la Valkyrie che mi aspetta e se ne va. E che pizza. Miracolosamente indenne, circondato dai nemici. È morto. Porco di quello. Parla una schivata ogni tanto. Ah, mi stava rivivendo. Porco cazzo di scudo, in cui te lo devo mettere. Amico, ti salvo io. Ops. Cazzo, c'era con me qua. Ups. Ma porco. Forza amici, ce la potete fare. Fategli il culetto a quello. Grande Valkyria! Ah, l'umiliazione. Che schifo, ultimo. Che livello sono? 16. No, 27. Then I saw you dancing on your own. You look like therapy. Exactly.
exactly what I mean. You and the darkness meets the light. Yeah, the perfect remedy to heal this hurting me can be the therapy for me and me for you tonight. We'll be right back.
Pensa te, sto cazzo di scudo di merda. È rotto i coglioni. Te, te e te. Noi ci andiamo a prendere la B. Ci guido subito. Cazzo è venuto quello a rompere i coglioni, boh. Mi sto prendendo un po' di energia. Ops. You lost zone A. Dai, faccio un super recuperone a questi. Dove va? E cazzo sì! Non riesco a recuperare un po' di energia. Ai ai ai. Dai, ce la fai, dai. Un'altra morte risonorevole. Thank you.
sembrava la sciamana. E dalle incredibili aiuto. Ciao Nickord, come va? Tutto a posto? Qua sto prendendo mazzate a destra e a sinistra. Ma come your team is breaking? Però your team is breaking. La trappolanz. Incredibile di tua madre. Nickord, ma tra l'altro sto personaggio pare che sia il più pizzarrone di tutti, però a me piace questo. Che cazzo lo fa? Piace questo, soprattutto so usare solo questo. Ma sono sicuro che con tanta pazienza. Vedi anche lui. Però guarda là che figata. Guarda, guarda. Non lo so se sono arrivato a 400 ore ancora su Forono. Ero a 300 e rotti. Un po' Foronore. Sono a 395 ore. Il problema è anche sta musica che... ma perché ormai praticamente sto giocando quasi solo a questo. Perché alla fine ci metti sempre una partita, dura 5 minuti, 10 minuti. E dovrebbe stare nella in basso a destra il titolo. È un album che si chiama Trance in Ibiza, cos'è il genere, come si chiama? Estate of Trance Ibiza 2018.
sono le musiche da impasticcati praticamente. Sì, praticamente tengo la musica del gioco spenta e sotto tengo Spotify. Sono i poteri del PC, pensa un po'. Sì, infatti non sarebbe stata molto adeguata. Però mi sono rotto i coglioni di sta... Ho un po' di roba del Commodore 64, Non so che cosa ho messo, so che me ne pentirò. You capture zone A. Mi circonda la merda. Affanculo. Gioco è tipo attacco contro difeso di obiettivo, ruba bandiera e dominio. Questa è la modalità dominio. Devi conquistare delle zone, quando le conquisti ti dà punti. Il primo che arriva a 1000 punti vince, nel senso che a 1000 punti gli avversari non rispawnano più e quindi li devi ammazzare tutti quanti. Ma sto... L'odio. Affanculo, stronzo di merda. Porca putt... Quattro contro quattro e... No, non ci sono bot. Almeno, come posso vedere. Oh, e vabbè. No, bot non ce ne sono. Ciao, Dante. Già rotti i coglioni sta mosca. Ehi, domani. Andiamo in mezzo alla mischia. Ah no, quelli sono minion. Tipo quelli dei, come si chiama, dei MOBA. Che praticamente ci sono tre zone e la zona centrale è quella dove ci stanno i minion. Sarebbe questa qui. Pepem. Andazzo che le merda.
e fanculo. Sì, servono per fare esperienza, punti, ma è anche perché così la zona centrale ci metti un po' di più a prenderla, diciamo. I superpoteri. Dov'è la merda? Spepem. Oh, pedite sto sale. Ma porca cazzo non paro. E adesso stiamo a 983, quando arriviamo a 1000 possiamo vincere ammazzando tutti gli avversari. A wonder questa wonder. Pem. Spepem. E vince con l'acqua fresca. Un po' sì. Il giardino giapponese. Come va Dante? Che si dice? Festeggiato l'onomastico.
Subito a destra, sempre andare a destra, alla vita, anzi a sinistra. Che cazzo è? Tutti li devo ammazzare, tutte! Non proprio. Però è stato bello crederci per un secondo. Ragazzi, è qui una festa. Porco di demonio. Vincendo, è stato come un sogno che però si è già spento, ma noi ci crediamo, perché il sogno non muore, sfiorisce nel rancore, soprattutto i sogni di questo qua. Dove sta il mio amicissimo? Watchman, buon appetito. Che ti mangi? Notare lo scorpione sulla schiena. È il tempo della contromossa. Ah, me l'ha rifatta. Perché mi fa vedere al contrario? Cereali con cereali, buonissimo. Faccio questa ultima, che dopo raggiungo Sbiggio che sta registrando Retrocast, il podcast dei giochi retro gaming. Non so neanche perché, chi gli parla, ma vado. Allora, questo gli faccio subito spezzaguardia. Oop. La tecnica. Si è incazzato. Pam pam pam.
Ebbene sì, Watchmen potrebbe uscire una puntata nuova di Retrocast in tempi non sospetti. Whoop. Contromossa. Ti è piaciuta prenderla nel culetto? Whoops. Andiamo ad aiutare l'amico in difficoltà. Anzi, no, mi sembra manco tanto in difficoltà. Pepem. Come ti permetti, donna, di stare a casa a fare figli? Era stato mio compagno di tante battaglie. Ah. E là. Il mio amico gemello. Aran. Avanti. Pem, pem. Pem. Colpo sotto. Whoop, 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 un, due, e... Opla! Porca puttana! E quando uno è troppo sicuro di se stesso, se la prende sempre nel culo. Sono i miei poteri segreti. Ha fatto il rally. Ops. Mannaggia a me che faccio sempre sta mossa. Incredibilis. Riprenditi, amico. Porco il... Ma fine che vengono pure questi, no? Aiuto! Aiuto! Perso come una merda. Più di merda di così non potevo perdere. Ma pensa a te.
Grande! Veloce! Dove sono gli amici? A fare in culo. Avete un po' scassato la Waller tutti qua. Eccola la Waller. Prepem. Niente ragazzi, con questa ingloriosa sconfitta finisce qui la live di Free Playing For Honor per sempre. Ricordatevi che il 4 settembre parte la open beta con i personaggi nuovi, che magari proveremo un po', o magari no, ma chi se ne frega pure. E così. Ciao ragazzi.